La cosa che mi ha sorpreso allora è stato il rapporto poi con una cosa che si è realizzata nella Chiesa, cioè la fuga di un Papa. No, non dico la fuga, ma insomma, una cosa così importante, l'asse di missione di un Papa. Non l'avevamo mai visto. Per quello mi colpì molto, perché il film è appena uscito ed era veramente un'interferenza con questa idea che noi abbiamo di un politico. Un uomo che non si dimette, si mette Nixon costretto dal vuoto che dice, ma un atto di missione esistenziale della politica, mentre sei in corso come atto di resa, come atto di inadeguatezza. Ecco, questo mi aveva colpito molto. E poi questa storia è diventata nel tempo, effettivamente è stata adottata. Adottato le 5 Stelle e continuava a mandare il discorso di San Gino, quando parlava dal palco della passione, eccetera, eccetera. E mi sono reso conto che ha interpretato questa crisi che dura ancora oggi, perché come detto si è finita, noi abbiamo una speranza che il scenario ci ricompensa di tutto quello che abbiamo creato. Ma vorrei vedere se veramente poi lasceranno lo spazio, che già cominciano a vedere le avversarie in crisi sulle norme, sulle salute storie, su cui poi cadono miseramente. Quindi è come se avesse capito una funzione fondamentale. Tanto diciamo, ha messo in luce come dire, l'aspetto di impotenza del mondo politico. E questa cosa ovviamente è destinata a ripetersi. È come se noi adesso oggi vedessimo la politica più da questo lato che dal lato del successo, ovunque, anche in luoghi diversi, cioè l'intera è stato cambiato recentemente per 4 mesi premi, la cifra di pochissimo. Chi era la islandese che adesso ha fatto questo gesto, cioè ci rendiamo conto oggi di quanto quel mestiere che appariva analitico, enigmatico, quasi metafisico, negli anni in cui io ero bambino, quindi gli anni di Moro, gli anni che racconta Marco Bellocchio nella sua serie Cossiga, quel tipo di personaggio, cioè dopo è arrivata diciamo una scena del potere che invece mette al centro la fragilità, mette al centro l'inadeguatezza, l'incredibilità e l'incapacità. E purtroppo questo è diventato quasi una chiave della politica. Tanto più sei incapace, tanto più puoi avere. Guarda, io ho detto questo, non so chi ha detto che è difficile, ma veramente un attore che ha una gioia, una gioia di vincere, perché è un attore come tutti i grandi attori. Gli attori che presumono di essere grandi e che non lo sono, sono quelli che hanno più problemi. Gli attori grandi sono un regalo che tu trovi un'intesa immediata. E quindi Tony è un attore che ha fassi dirige, quindi che ha bisogno di un continuo rapporto con il regista. Noi abbiamo fatto tre film, quindi siamo quasi soci, quindi veramente ci capiamo, c'è un retroterra comune, ci piacciono le stesse cose, io vengo dal teatro, lui viene dal teatro, ci piace la musica, insomma siamo anche lo stesso anno, ci abbiamo veramente tante cose in comune, ma al di là di questo è un attore che non è che ha una sua strada, dice vado io faccio. Lui ha bisogno di confrontarsi, di sapere, e anche qui c'è stato veramente un continuo chiedere faccio questo. Quindi da questo punto di vista io devo sentirla, è un attore meraviglioso da dirigere. E anche Silvio Orlando, io l'ho diretto sia in teatro che in cinema. Ho fatto anche con lui Il Dio della
Cina che ho visto di esaminare esatto anni fa. E in entrambi i casi è stato meraviglioso perché appunto gli attori che hanno questa... allora, Silvio c'ha tutta una storia sua, perché Silvio è un attore che è arrivato progressivamente alla sottrazione totale. Cioè, e quindi è come se ti chiamasse una drammaturgia anche, che è apparentemente quella della rinuncia, che improvvisamente può diventare altro. E in questo caso, per esempio, quando era sotto, era un uomo che era stato alla finestra e che finalmente riesce a essere protagonista attivo in una ricerca in cui c'è in gioco tutto e recupera anche tutto quello che nella vita gli è mancato. Quindi da questo punto di vista era un ruolo perfetto. Ma perché è straordinario? Perché gli basta fare pochissimo, ha capito? Insomma è come se si fosse ormai cioè c'è una compenetrazione piena di una drammaturgia con quello che lui è naturalmente. Ecco, quando si dice il grande attore, mi ricordo una volta ho fatto uno spettacolo di Isabel in conferenza stampa, disse: io ho capito nei primi anni del mio apprendistato che l'attore è uno che deve fare se stesso, e questa cosa è fondamentale. E poi ci sono degli attori che pensano invece, quindi certo ogni volta incontri un mondo, incontri un personaggio, una volta è un'assassina, un'altra volta è una persona pianoforte, e ogni volta devi portare a te questa dimensione. E così tu fa questo. Togli un attore ancora diverso, che ha bisogno di un approccio diverso, però entrambi hanno questo rapporto con il regista, insomma, persone che fanno i fanatici. Ma questo è quello che lui lo ama spesso ripetere: il cinema è dei registi, no? Non a caso.